persone ferite, di cui 4 in gravi condizioni, 5 i mezzi coinvolti, 3 le squadre di vigili del fuoco e 2 pattuglie di polizia stradale, 2 elicotteri e le urla delle sirene delle ambulanze in un lunedì mattina qualsiasi. Non siamo in uno scenario di guerra medio orientale, ma sull'autostrada A14 nel tratto Fano-Marotta in direzione sud, questa mattina trasformata in un vero inferno di lamiere contorte, persone incastrate in auto accartocciate come lattine vuote. 2 incidenti a pochi minuti di distanza hanno creato tutto questo. Il primo, alle 7.45, siamo in corrispondenza dell'uscita di Marotta, quando ad un mezzo adibito alla polizia del manto stradale, con a bordo un uomo di 54 anni residente nel Forlivese, esplode una gomma e urta violentemente il New Jersey. Pochi istanti e viene centrato in pieno da una Ford Focus che sopraggiungeva dietro di lui, con a bordo 2 uomini, uno di 45 anni, fanese, alla guida, e uno di 78 anni, passeggero. Ambedue gli autisti rimangono incastrati nei mezzi. E così la prima squadra dei vigili del fuoco di Fano arriva sul posto, assieme alle ambulanze del 118. Ma i 2 sfortunati automobilisti versano in gravi condizioni e così inizia la corsa degli elicotteri. Vengono chiamati tutti e 2, da Ancona e da Falconara, e trasporteranno i 2 autisti all'ospedale Torrette di Ancona, mentre il 78enne all'ospedale di Fano. Ma per loro non è ancora finita, dovranno tornare di lì a poco nello stesso tratto di autostrada. Sono le 8.30, 2 chilometri prima, la coda creata da questo incidente ne provoca un secondo, ancora più vasto del primo. Un camionista greco che trasportava patate tampona violentemente un camion di ghiaia che, per l'urto subito, finisce contro un Fiat Cubo con a bordo una donna di 40 anni, originaria di Ivrea, che si incastra sotto il terzo tir, trasformando l'auto in un cartoccio. Ripartono le ambulanze e gli elicotteri. Questa volta, sul posto, oltre alla seconda squadra dei vigili del fuoco di Fano, arriva una seconda di Pesaro e la gru pesante. La donna viene estratta dalle lamiere priva di conoscenza e trasportata al Torrette di Ancona, dove finirà anche l'autista greco, per il quale ci vorrà quasi un'ora per estrarlo dalla cabina contorta del suo mezzo. Per lui è andata meglio, si parla di fratture alle gambe. Coinvolta nella carambola di mezzi anche una coppia di tedeschi che viaggiava su una Passat. Nessuna conseguenza grave per i 2, ma la donna per precauzione viene portata a Santa Croce di Fano per accertamenti. L'autostrada nel tratto Fano-Marotta è stata chiusa al traffico e riaperta solamente alle 10.30. 4 i chilometri di coda formatisi in autostrada e notevoli rallentamenti e ripercussioni sul traffico urbano ed extraurbano di Fano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Fano, oltre al personale di Autostrade per l'Italia.